Ma lo sai, 29 anni, ma è la seconda esperienza, la seconda campagna elettorale, 5 anni da Presidente del Consiglio Comunale, a 29 anni un'avventura, diciamo, più ambiziosa, quella di diventare sindaco della città. Un'avventura sicuramente ambiziosa, un'avventura che naturalmente vuole ridare una speranza anche a una generazione che in qualche modo posso rappresentare. Il discorso che facevo prima in conferenza stampa è stato scritto su questa falsa riga, cioè sul fatto che i giovani devono ritornare ad avere fiducia nella politica e a sperare in uno sviluppo innovativo per la città. Si profila una campagna elettorale tra almeno 3 candidati sindaco giovani, una svolta. La metafora più bella di questa cosa l'ha definita una persona che conosco e ha detto che alla ruota di Iglesias questa volta sono 26, 29 e 32 e credo che non ci sia altro da aggiungere. Il programma è stato aperto con un discorso profondo su un aspetto che troppo spesso è trascurato nel territorio, lo sviluppo turistico. Assolutamente sì. In cima alla nostra agenda politica c'è lo sviluppo turistico di questo territorio. Non a caso siamo nell'ufficio turistico della città di Iglesias, che è un ufficio turistico innovativo e che da qui si parte appunto per valorizzare il patrimonio archeologico, il patrimonio dell'attività estrattiva che ci ha generosamente consegnato e tutte le bellezze naturali e non che esistono in questa città. Troppi giovani se ne vanno, una volta diplomati o laureati lasciano la città e il territorio. Come fermare questo fenomeno? Il problema più grande dell'abbandono della nostra comunità da parte dei giovani è il lavoro. I nostri giovani vanno a vivere delle esperienze fuori, un po' perché le vogliono vivere, un po' perché sono costretti. E la nostra sfida è quella di riportare queste intelligenze, perché si sono formate all'estero, e io le richiamerò a compartecipare e a fare il bene della nostra città. Perché sono coloro che più hanno dimestichezza, per esempio, con i fondi europei. Sono coloro che più hanno dimestichezza con gli strumenti tecnologici che servono in questo momento per arrivare al grande traguardo di Iglesias Smart City. Altri due punti fondamentali del programma esposto sono, uno è la sanità, oggi di strettissima attualità per i problemi che si porta dietro, e l'altro è il polo di Porto Vespo. Allora, partiamo dall'ultimo. Il polo di Porto Vesme, ma anche la sanità, sono questioni naturalmente che non sono relegate all'amministrazione di Iglesias, ma che l'amministrazione di Iglesias può contribuire a far rilanciare. Nel senso che noi siamo dalla parte dei lavoratori del polo industriale di Porto Vesme e siamo per il proseguimento di quell'esperienza industriale che deve essere compatibile con il rispetto dell'ambiente. Può succedere una cosa di questo tipo. Basta pensare a esperienze che non sono tanto lontano da noi, come Santa Margherita di Pula, ma fino ad arrivare alla Ruhr in Germania, dove ci convivono attività industriali e attività turistiche. Per quanto riguarda la sanità, io sono del parere che ci sono dei traguardi da raggiungere. Riaprire l'ospedale 7 giorni su 7, la condizione naturalmente è risolvere le condizioni strutturali che, insomma, a cui abbiamo assistito relativamente a dei problemi importanti degli ultimi giorni, e appunto riaprire l'ospedale 7 giorni su 7 e avere l'elemento complementare del DEA di primo livello, come dice la normativa regionale, con una vocazione all'attività programmata, in sinergia e in rete con l'ospedale Silai di Carbone. Questo fuori dai campanili, ma per avere una sanità più efficiente in città. Altro problema è quello dei trasporti. E al prossimo decollo, finalmente, il centro intermodale. Il centro intermodale è la più grande opera pubblica di questa città. Parliamo di un'opera che la città sta aspettando da tanto tempo e che è lo snodo fondamentale per far tornare Iglesias guida del territorio. Perché Iglesias è la porta del Sulcis Iglesiente, è il riferimento primo di Cagliari come area metropolitana ed è anche naturalmente collegata con il resto dei Campi Dani. Il centro intermodale in questo momento è bloccato per questioni burocratiche e dobbiamo assolutamente sbloccarlo. Faremo di tutto come amministrazione, come parte politica, ma in sinergia con gli uffici, per far riprendere quel cantiere che è, come dire, è stato per troppo tempo bloccato e che deve assolutamente arrivare a compimento. Mancano 4 giorni alla chiusura dei termini, alla presentazione ufficiale delle liste. 4 le liste che oggi appoggiano Marosai, candidato sindaco, ma inutile, non si può negare che Radio o Trattative parla di una grande coalizione. Io credo che non si debba parlare dei soggetti che compartecipano a questa candidatura, si deve parlare del programma. Il mio programma è aperto a tutti coloro che non vengono necessariamente da esperienze politiche pregresse, magari possono venire anche da esperienze associative, da esperienze civiche, che non si riconoscono né nel quadro del centrodestra né nel quadro del centrosinistra, ma che vogliono semplicemente il bene della città. Con questo principio io dialogo con tutti, se è necessario anche col Movimento 5 Stelle. Marosai, 29 anni ma ha già tanta esperienza politica, ovviamente ha girato a largo, ma qui si parla di un accordo forte PD Piazza Sella, cioè UDC. Ma è un accordo che naturalmente deve essere discusso con i protagonisti della coalizione sulla base programmatica. Se ci sono le condizioni per condividere un programma io non ci vedo niente di male, ma ci sono delle pietre angolari che non bisogna assolutamente mettere in discussione, come lo sviluppo turistico di questa città.
quelli sono stati risultati importanti che in questi 5 anni loro stessi hanno riconosciuto, e da quelli bisogna partire per condividerne tanti altri per il futuro di questa città.